Grazie mille, grazie Andrea, grazie agli organizzatori, Francesco, Aldo per questo invito, molto gradito, mi fa sempre piacere essere qui alla Fondazione Zeri, sono stato qui anche in marzo, quindi pochi mesi fa, ogni volta che vengo in Italia praticamente vengo qui per un bellissimo corso dedicato alla Medaglia Italiana del Rinascimento. Oggi parliamo di Valentiner. In realtà, nel corso di queste giornate abbiamo già sentito parlare di questa figura importante di storico dell'arte tedesco che ha speso praticamente tutta la sua intera lunga carriera negli Stati Uniti come appunto funzionario, direttore poi di diverse importanti istituzioni americane. Allora, al momento della loro nascita in qualche modo. E vorrei però cominciare con ancora facendo vedere un'immagine del nostro Wilhelm Bode e raccontandovi un attimo di quando nel 1911 Wilhelm Bode viaggia per la seconda volta, dopo un primo viaggio che aveva fatto nel 1893 in occasione della grande esposizione columbiana di Chicago, viaggia per la seconda volta negli Stati Uniti. La stampa americana era particolarmente attenta come dire, al mondo dell'arte, al mondo dei musei, al mondo del collezionismo privato, un mondo che si stava sviluppando e che si era sviluppato incredibilmente, con un'incredibile rapidità e con un'incredibile estensione, anche numerica, soprattutto nel collezionismo, diciamo, degli old masters, soprattutto a partire dagli anni 90 dell'Ottocento. Prima i collezionisti americani, tra anni 50 e 80, erano attenti soprattutto, diciamo così, all'arte contemporanea, ma neanche troppo, non certo agli impressionisti o ai post-impressionisti, ma invece piuttosto le pareti delle case dei ricchi americani, dei nuovi ricchi americani, erano, come dire, colme di dipinti della scuola di Barbizon, dipinti del realismo francese della prima metà dell'Ottocento. È soprattutto dagli anni 90 che comincia a svilupparsi un fenomeno di proporzioni enormi, di proporzioni colossali, di transito, diciamo, dal vecchio continente al nuovo continente di opere degli antichi maestri di pitture e poi, come vedremo, anche di sculture. La stampa americana è attenta a questo fenomeno e infatti registra la visita di Bode, che naturalmente era una visita destinata a diciamo, scoprire le novità nei musei, ma anche a visitare molte delle collezioni private che si stavano costituendo e si erano costituite in quegli ultimi anni. Un articolo di una rivista americana del 1911 riporta appunto la sorpresa di Bode di fronte alla ricchezza delle collezioni che aveva trovato negli Stati Uniti. Leggo da questa rivista in inglese: Bode frankly expressed himself as astonished at the beauty and extent of the art collections, both public and private, which he founded in the United States. He was prepared to find in the United States many masterpieces by old masters, well knowing that these had been sold to America out of European collections, and yet he was astonished to find so many. American Museum he considered improved in an extraordinary manner since his first visit, which was to the World's Fair in Chicago. So la prima visita, fa riferimento qui alla prima visita di Bode nel 1893. The Metropolitan Museum of Art he places at the head of the art movement in the United States and ranks it high even when compared with the great European museums. Naturalmente, forse qui c'era un po' di esagerazione, c'era naturalmente un po' l'orgoglio di questi, come dire, degli americani nel vedere riconosciuta, come dire, da Bode la ricchezza delle collezioni. Una delle grandi ragioni delle sue visite, naturalmente, era l'esaminare i dipinti di Rembrandt, che erano, come sapete, l'abbiamo parlato nei giorni scorsi, una delle sue grandi specialità, una delle sue grandi, come dire, aree di studio insieme alla scultura italiana del Rinascimento. E possiamo dire comunque che se nel 1893 in America c'erano 25 dipinti di Rembrandt, nel 1911 ce n'erano già 85. Quindi questo vi dà un po' la misura, come dire, della crescita esponenziale del collezionismo di old masters in America in poco meno di 20 anni.
Bode visita e diciamo, questo fenomeno e anche come dire, la popolarità di questo fenomeno nella stampa americana ve lo dimostra bene questa vignetta tratta da una rivista che si chiama PAC, chiamata The Magnet, cioè la calamita, dove vedete chiaramente la figura del grande magnate americano John Pierpont Morgan che con una grande calamita da New York, diciamo così, attira nel nuovo continente tutti diciamo, le opere d'arte provenienti appunto dal vecchio, diciamo dagli egiziani al barocco al medioevo, tutto parte per il nuovo continente. E magnate. E naturalmente l'atteggiamento di Bode nei confronti di questa crescita, qui rappresentato in questo, dal brano che vi ho letto positivamente, era stato un atteggiamento anche, come dire, in parte ambiguo, in parte di disappunto, possiamo dire, perché naturalmente Bode in Europa, uno dei grandi punti di forza di Bode a Berlino in Europa era coltivare i rapporti con i collezionisti privati, aiutare i collezionisti privati, fare da consulente, aiutare a crescere queste collezioni che poi in parte, secondo il suo disegno, avrebbero dovuto appunto poi trovare spazio come donazioni per il grande museo berlinese. E invece vedere questa crescita di queste collezioni private, vedere tutte queste opere approdare oltreoceano, aveva anche provocato in Bode un grosso disappunto. Tra il 1907 e il 1909, per esempio, erano state disperse all'asta due grandi collezioni, quelle dei fratelli Rodolphe e Maurice Kahn, che Bode stesso aveva aiutato, aveva contribuito a costruire, e quindi poi vederle per lui transitare oltreoceano era stato fonte di grande, come dire, disappunto, di grande tristezza in qualche modo. E però quando Bode appunto arriva nel 1911 in America, da già oltre tre anni un suo allievo importante, appunto Valentiner, si era trasferito lì e a lavorare presso il Metropolitan Museum of Art. Era, diciamo, come dire, una sorta di testa di ponte di Bode negli Stati Uniti. Wilhelm Valentiner era nato a Karlsruhe nel 1880, poi aveva studiato all'Università ad Heidelberg, si era iscritto all'università intorno al 1900, inizialmente con un'idea di studiare letteratura e storia, poi però aveva viaggiato in Belgio e nelle Fiandre, aveva visitato la celebre mostra dei primitivi fiamminghi a Bruges del 1902, ne era rimasto fortemente impressionato e aveva deciso di dedicarsi a studi di storia dell'arte, tornando ad Heidelberg a studiare con un maestro famoso, Henry Tode, con uno storico dell'arte, uno degli storici dell'arte di punta della Germania di quel momento, e aveva chiesto a Tode proprio di laurearsi, di compiere una tesi dedicata a Rembrandt, tesi che poi viene pubblicata nel 1905. Abbiamo già parlato brevemente, Marco Mascolo vi ha fatto cenno alla, come dire, grande sviluppo degli studi di Rembrandt in questo momento a cavallo tra 800 e 900 in Germania. Rembrandt viene considerato, come dire, un grande, nonostante fosse olandese, un grande esempio, come dire, dell'arte del Nord, un grande esempio di artista del Nord. Bode era un grande specialista di Rembrandt, ed infatti dopo la pubblicazione della sua tesi dottorale di Valentiner nel 1905, Rembrandt und seine Umgebung, Rembrandt e la sua cerchia, Valentiner va a studiare per un po', ad aiutare la seconda grande figura di specialista di Rembrandt di quel momento, che, come dire, lavorava anche a stretto contatto con Bode, Cornelis Ofstede de Groot, olandese, e va a lavorare con lui all'AIA per definire il catalogo dei disegni di Rembrandt, e quindi lavora per un po' con lui, e poi poco dopo approda come giovane assistente curatore di Bode al Kaiser Friedrich Museum di Berlino. E l'esperienza che Valentiner in soli più o meno due anni compie con Bode sarà fondamentale, verrà riconosciuta dallo stesso studioso fondamentale per tutto il suo sviluppo successivo.
è un'esperienza appunto a tutto campo, è un'esperienza che va dallo studio della scultura ma allo studio delle arti decorative. Infatti Bode spedisce Valentina a Londra a fare il catalogo delle maioliche ispano-moresche della collezione di Alfred Beit, e poi torna, lavora anche un po' a contatto con Friedrich Saar nel Dipartimento di Arte Islamica, quindi diciamo fa un'esperienza a tutto campo di curatore museale e allo stesso tempo però nella palestra della connoisseurship sotto l'ala di Bode, e naturalmente fa l'esperienza anche di come Bode aveva concepito e allestito il museo berlinese. Secondo quel principio che poi diventerà anche uno dei principi chiave, uno dei principi che Valentiner si porterà dietro in qualche modo per tutta la sua carriera, secondo quel principio di, come dire, ambientare le opere d'arte del passato in una cornice evocativa, in una cornice che evocasse, come dire, gli ambienti e gli stili del passato attraverso una mescolanza, un allestimento che mescolava dipinti, sculture, mobili e oggetti di arte decorativa di una stessa epoca, a creare così un senso di evocazione di una determinata, come potremmo dire, atmosfera stilistica, di una determinata atmosfera d'epoca. Vedete qui appunto due immagini del museo del Bode, dell'allora Kaiser Friedrich Museum di Berlino, oggi Bode Museum, e di uno degli interni appunto che vi fa capire appunto questo tipo di sistemazione museale. L'esperienza con Bode è fondamentale ed è evocata anche in maniera gustosa, se vogliamo, in alcuni schizzi autobiografici dello stesso Valentiner. La conoscenza, diciamo, della carriera di Valentiner è abbastanza, come dire, è possibile ricostruire molto bene la carriera di Valentiner. Disponiamo di una ricca biografia, ricca di dati, ricca di documenti, pubblicata nel 1980 da Margaret Stern, e poi naturalmente disponiamo ora del libro di cui lo stesso autore non ha fatto molta pubblicità, ma invece io farò un po' di pubblicità di questo libro molto bello di Marco Mascolo, che è stato appena pubblicato pochi mesi fa, Un occhio finissimo, Wilhelm Valentiner, storico dell'arte tra Germania e Stati Uniti, che si sofferma appunto soprattutto su questi anni, diciamo, iniziali di Valentiner e sui primi anni della sua carriera americana fin verso la metà-fine degli anni 30. Appunto ci sono molte carte relative a Valentiner, perché nell'ultimo museo dove Valentiner ha lavorato negli Stati Uniti, il North Carolina Museum of Art, il suo archivio è depositato lì, copia dell'archivio è anche negli Archives of American Art della Smithsonian a Washington, e poi naturalmente tutti i musei dove ha lavorato conservano vasto materiale relativo alla sua attività nelle diverse istituzioni. Valentina racconta nelle sue memorie, nel suo schizzo autobiografico, appunto proprio questo incontro con Bode, raccontando come appunto Bode espressamente aveva richiesto che lui vivesse, si sistemasse in un appartamentino molto vicino a lui, in modo che potesse esserci, come dire, uno scambio continuo. Quindi dice: "When I arrived, Bode recommended my living near him so that I might be rich at any time. My acquaintance with Bode was my first experience with a person of true genius," ricorda Valentiner. E poi ricorda anche questo aspetto particolare del carattere di Bode. "Bode was just as much a politician as he was a scholar. The fact that he was able to achieve so much on both spheres without becoming aware of their inherent moral contradictions was the source of his strength. He also loved his profession, was intensely interested in it, and showed that extraordinary diligence which is always linked to this kind of devotion. Working closely with Bode," ricorda Valentiner, "was one of my most valuable experiences and had a decisive influence on the rest of my life. I was silent, an admiring observer of his lively intellectual discussion with the department heads of the museums, with the private collectors who were his friends and whose activities he was constantly encouraging, and with art dealers by whose experiences he expanded and evaluated his own knowledge." Quindi diciamo questo esempio di Bode
appunto la gestione del museo, la parte politica, diciamo un po' anche del lavoro del direttore di museo, le relazioni con i collezionisti privati, le relazioni con gli antiquari, con i mercanti, saranno per Valentiner un esempio fondamentale, diciamo saranno un modello veramente per tutta la sua carriera americana. E naturalmente le esperienze, queste esperienze a tutto campo vi ho detto, e anche il modello museale di Bode vedremo che ha un'importanza fondamentale per quello che Valentiner farà in America, nei musei americani. Perché appunto alla fine del 1907, Bode raccomanda Valentiner come valente giovane studioso e curatore al presidente dei trustees del Metropolitan Museum of Art, cioè al nostro J.P. Morgan, che appunto era diventato da poco presidente del museo e come presidente del museo voleva imprimere, come dire, una grande vento di novità al museo, alle sue collezioni, ai suoi allestimenti, alla organizzazione professionale del museo. Voleva veramente creare, Morgan aspirava a creare uno staff di professionisti del museo che mancava e voleva anche naturalmente aiutare ad accrescere le collezioni. Nel 1906 aveva comprato, o come faceva lui, tutto in blocco, uno stock da una collezione francese, la collezione di un arredatore e architetto francese George Hönschel, che aveva acquistato, che era una collezione fatta, diciamo, da un lato di mobili, sculture, arti decorative del medioevo francese, del gotico francese, e dall'altro del Settecento, 6 e 700 francese. Tutto questo materiale giaceva lì in deposito e aspettava, come dire, di essere allestito nella diciamo nuova ala rinnovata che si andava costruendo del Metropolitan. Qui vedete il Metropolitan, l'edificio che vedete sul, diciamo, nel dietro era il vecchio, come dire, il primo edificio del Met, quello progettato da Calvert Vaux, cioè lo stesso architetto che aveva lavorato alla sistemazione del Central Park, e davanti invece il nuovo edificio in stile Beaux-Arts progettato appunto dalla famosa firm di architetti McKim, Mead & White, che erano gli stessi che avrebbero anche poi disegnato la futura Morgan Library di New York, quindi il museo dove poi Morgan avrebbe lasciato non tanto la maggior parte delle sue collezioni d'arte, ma soprattutto la sua straordinaria collezione di libri e manoscritti. E è interessante come ancora Valentiner ricorda l'incontro con Morgan, con J.P. Morgan, anche questo un incontro importante, un incontro con una personalità chiaramente forte, chiaramente che impressiona Valentiner. È molto, ve lo leggo perché è, come dire, uno spaccato della bello, trovo. Scrive Valentiner: I was introduced to J. Pierpont Morgan, president of the museum board, at whose instigation I was brought over. Cioè, appunto, Morgan era stato quello che aveva voluto Valentiner lì. My future title was to be that of curator of decorative arts. Morgan gave me his large soft hand, in which my own quite disappeared, and murmured a few friendly words. He talked little at the table, but his personality was exceedingly impressive. In looking at his face, you quite forgot about his terrible nose. Sappiamo che Morgan aveva questa malattia del naso, e quindi aveva questo naso enorme con una specie di escrescenza, diciamo così, e quindi era abbastanza sgradevole da guardare. Come, esatto. His large, curiously rolling eyes were fascinating. The way he expressed himself was abrupt, and as I later had many occasions to observe, curiously awkward. After long pauses, he suddenly broke forth with a few phrases. The composition of his sentences rarely was clear, but his emphatic manner of speech made misunderstanding impossible. It was as if the will of a powerful personality were erupting, intent of dominating the factual world. Quindi, diciamo, due grandi personalità, Bode e poi Morgan, in qualche modo segnano l'inizio e la giovinezza e l'inizio della carriera di Valentiner. Valentiner, diciamo,
Perché è importante Valentiner? Perché in qualche modo, diciamo, non solo per la Cohen-Nosherfi, di cui poi diremo naturalmente qualcosa, ma è importante perché appunto importa negli Stati Uniti il modello di curatore professionale inaugurato da Bode a Berlino. Importa un modello. E quindi un modello che andava dall'attenzione e dalla responsabilità agli acquisti e quindi all'accrescimento delle collezioni, all'attenzione agli allestimenti, alla curatela di mostre. E la prima grande esperienza in questo campo per Valentiner fu nel 1909 la partecipazione alle Hudson Fulton Celebrations, dove fu incaricato di organizzare una grande mostra di Rembrandt e della pittura olandese del secolo d'oro, che ovviamente, avendo fatto la tesi su questo argomento, era una delle sue grandi specialità. In qualche modo anche in questo è un parallelo di Bode, perché, come dire, Rembrandt da un lato e la scultura del Medioevo e del Rinascimento italiano dall'altro sono le due grandi assi, due grandi filoni della sua attività di storico dell'arte. E poi naturalmente il rapporto importantissimo con i collezionisti privati. Valentiner stesso ricorda di essere stato introdotto a una serie di personaggi da un personaggio curioso di origine italiana, August Floriano Iaccaci, che è stato l'oggetto di un'indagine molto interessante di Flaminia Gennari Santori in un libro bello che è stato pubblicato alcuni anni fa, che si chiama The Melancholy of Masterpieces, e che tratta un po', diciamo, di questo grande tema della, come dire, del trasbordo, insomma, oltreoceano degli old masters, dei capolavori italiani, dell'arte italiana del Rinascimento negli Stati Uniti. E perché questo Iaccaci aveva, diciamo, intrapreso una pubblicazione che andava, diciamo, sotto forma di subscription, cioè doveva essere pagata in anticipo da chi poi avrebbe acquistato il libro, che si chiamava Noteworthy Paintings in American Collections, di cui venne in realtà pubblicato nel 7 solo il primo volume, lussuosissimo naturalmente, tavole, testi, grandi, meravigliose pubblicazioni, come si facevano in quegli anni e come, lo ricordo, lo stesso Bode fece per alcuni, in particolare per J.P. Morgan. Wilhelm Bode, consapevole appunto della, come dire, del fatto che comunque era importante coltivare gli interessi anche con i collezionisti di oltreoceano, pubblicò una lussuosissima edizione della collezione dei bronzetti italiani del Rinascimento di J.P. Morgan. E quindi il compito di Valentiner fu quello di allestire le nuove gallerie delle arti decorative del Metropolitan Museum, che venne inaugurato nel 1910. Vediamo qui alcuni scatti, qui la stanza appunto dedicata, come dire, allo stile Luigi XV. Vediamo tutti questi pannelli appunto che provenivano da smantellati hotel particulier francesi, parigini, che vengono allestiti secondo appunto quel principio dell'allestimento evocativo che Valentiner aveva appreso alla scuola di Bode, al Kaiser Friedrich Museum. E qui la sala centrale, dove appunto convive quel tabernacolo romanico acquistato negli anni proprio della curatela di Valentiner, sculture gotiche, Madonne italiane del Rinascimento, arazzi, tappeti, cassoni, frammenti di stalli di coro, secondo appunto quel principio della Mischung che appunto era caro alla museografia di quegli anni e che appunto Valentiner esporta in qualche modo negli Stati Uniti. E nello stesso tempo, qui un'altra sala, la seconda sala del Gotico, e nello stesso tempo Valentiner comincia una attiva politica delle acquisizioni per il museo, soprattutto comprando opere di scultura medievale e rinascimentale, e ad un certo punto che pubblica nella rivista che già esisteva, il Bulletin of the Metropolitan Museum of Art, ma poi nel 1913, poco prima poi di lasciare l'America per l'Europa, fonda una rivista
che sarà destinata a vita importante futura a Art in America and Elsewhere, dove che dirigerà per molti anni, dove appunto una rivista che dirige insieme appunto a Floriano Augusto Iaccacci, e che è una rivista che era sostenuta economicamente dal famoso mercante Joseph Duvin, che poi rincontreremo ancora. E dobbiamo ricordare che anche questo aspetto, quello delle riviste scientifiche, è un aspetto importante della carriera di Valentiner ed è un aspetto importante, come dire, del suo ruolo nella come dire, professionalizzazione della professione dello storico dell'arte, del curatore museale negli Stati Uniti. Perché dopo Art in America, fondata nel 13, fonderà nel 1938 e dirigerà per diversi anni Art Quarterly, e poi alla fine della sua carriera, nel 1957, una volta approdato al suo ultimo impiego nel museo di Raleigh in North Carolina, fonderà appunto anche lì, in quel museo, il North Carolina, cioè il Bulletin of the North Carolina Museum of Art. Quindi anche diciamo questo, le riviste e la fondazione, la direzione di riviste occupa un ruolo importante. E questo è il primo numero della Art in America. Scusate, non è bellissima la foto, c'è un contributo di Bode, il primo, e c'è un contributo, come dire, di Bernard Berenson, quindi di quello che era il più, come dire, il più autorevole specialista della pittura italiana del Rinascimento dell'epoca, anche lui con cresciuto a Boston, e a quel tempo già residente in Italia, però che aveva rapporti importantissimi con i collezionisti americani e anche con tutta una serie di collezionisti che lo stesso Valentiner poi frequenterà. E tra gli acquisti importanti di Valentiner, appena giunto al Metropolitan, ci sono quei due frammenti di sinistra con angeli musicanti, frammenti forse provenienti dal smantellato pulpito del Duomo, del Duomo di Pisa, che vengono acquistati da Valentiner nel 1910 tramite un mercante storico dell'arte, altra figura interessantissima del panorama, diciamo, della storia dell'arte a cavallo tra 8 e 900, Robert Lenton Douglas, che è noto a noi tutti, più noto per essere stato il grande rivale di Berenson nella riscoperta della scuola senese del Rinascimento, in particolare nella riscoperta di Sassetta, e però faceva anche un po' questa doppia attività, diciamo, come molti all'epoca. È interessante notare che quando Valentiner aveva già lasciato il Metropolitan, cioè 11 anni dopo, il suo successore, che allora era il suo assistente curatore Joseph Breck, comprò un altro pezzo, diciamo il terzo pezzo, il tetramorfo, il pilastro col tetramorfo, proveniente sempre da questo stesso complesso. Pubblicò Valentiner nell'11, pubblica anche nel Bulletin del museo questo presepe, allora attribuito ad Antonio Rossellino, poi diciamo per molto tempo dimenticato, recentemente anche rivalutato come probabilmente opera tarda di Antonio Rossellino da Francesco Cagliotti, ma ancora relegato nei depositi del Met. Un altro acquisto importante, immediatamente prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale e del ritorno in Europa di Valentiner, il bellissimo rilievo di Agostino Di Duccio, che era stato attribuito da Bode nel 1879 ad Agostino Di Duccio e che viene acquistato da Valentiner per il museo americano. Durante la guerra, mentre Valentiner si trovava in Europa per un viaggio, per le vacanze estive, in realtà nel 14, scoppia la guerra, decide di arruolarsi volontario nell'esercito tedesco e quindi combatte per la Germania, rimane in Europa per tutti gli anni della guerra e dell'immediato dopoguerra, e questi anni, qui vado molto brevemente, sono importantissimi per lui, e devo dire che questa forse è, come dire, la parte anche più bella e più nuova del libro di Marco Mascolo, cioè l'importanza che per Valentiner ha avuto l'esperienza dell'avvicinamento con il mondo degli artisti espressionisti, perché nel 15, mentre sono al fronte, conosce Franz Marc, poco prima che Franz Marc muoia a Verdun, e poi stringe amicizia con una serie di artisti su cui anche scrive, in particolare Carl Schmidt Rottluff scrive una monografia su di lui, qui vedete appunto più tardi un ritratto appunto di Valentiner
di Schmidt Rottluff, ma anche con Max Pechstein, con lo scultore Georg Kolbe, e diciamo che l'impegno nell'arte contemporanea, che lo distingue in qualche modo da Bode, cioè lo distingue in qualche modo dalla generazione precedente, distingue Valentina dalla generazione precedente, ha un influsso importante, ha un'influenza decisiva, direi, nell'orientare gli interessi di Valentina molto anche sulla scultura del Medioevo, sulla scultura del Trecento, che sarà uno dei campi più importanti di studio per lui, forse anche dei più fruttuosi, forse alla fine la sua eredità, come dire, se vogliamo, nel campo degli studi e della connoisseurship, è più importante nel campo degli scultori nel campo degli studi sulla scultura medievale italiana che su quello della scultura rinascimentale, più episodici, diciamo, contributi nel campo degli studi della scultura rinascimentale, mentre forse più coerente il profilo di Valentiner come studioso della scultura medievale, che culminerà in qualche modo nella pubblicazione nel 35 nella pubblicazione della monografia su Tino di Camaino, quindi un aspetto molto importante che è stato valorizzato anche negli studi di Giovanni Previtali e poi anche più recentemente negli studi di Roberto Bartalini sulla scultura gotica senese. E questa osmosi tra arte contemporanea e interesse per la scultura medievale, appunto, è ben evidente anche come dire, in questo confronto che si ritrova nel libro, che in un interessante libro che Valentina pubblica nel 1946, Origins of Modern Sculpture, dove appunto con un lessico sicuramente ripreso dalle teorie, dalle teorizzazioni di Henrik Wölfflin, come dire, distingue tendenze pittoriche da tendenze plastiche nello sviluppo della scultura contemporanea, quindi Rodin come rappresentante delle tendenze pittoriche, Kolbe, su cui Valentina nel 1922 pubblica una monografia, come rappresentante delle tendenze plastiche. E questo interesse e questa predilezione per, come dire, la linea delle tendenze plastiche nella scultura contemporanea si riflette senza dubbio anche nei suoi studi sulla scultura medievale italiana. Ma nel 1921 Valentiner decide di ritornare negli Stati Uniti. La situazione in Germania era molto difficile, il dopoguerra complicato, l'inflazione, non c'era una posizione aperta per lui. E quindi decide di tornare negli Stati Uniti, e in questa decisione chiaramente un ruolo importante hanno anche alcuni personaggi che lui aveva incontrato a New York alla fine del primo decennio, in particolare Joseph Duvin, il grande mercante, il signore del mercato dell'arte dell'epoca. Ed è interessante che in una lettera del 20 Duvin scriva, quando Valentina era ancora a Berlino, Duvin gli scrive: "After all, Berlin has his Bode, and for generations to come will continue along the lines laid down by him. Perhaps is not a great, perhaps in not a great manner as his, but still according to his plan." Quindi Berlino ha avuto il suo Bode e tutto continuerà secondo i piani messi in campo da Bode, forse non con la stessa grandezza di Bode. Although never there will be another Dr. Wilhelm Bode. Non ci sarà mai un altro Wilhelm Bode, scrive Duvina Valentiner. This country, cioè l'America, needs a junior Bode, and this points to your good self. And I above all can appreciate this, seeing and knowing what you have done in the few years you were here. Cioè qui appunto Duvin dice a Valentiner: tu devi essere il nostro nuovo Bode, il Bode dell'America, abbiamo visto di cosa sei stato capace negli anni di New York, torna e sarai il Bode dell'America. E in effetti Valentiner torna e comincia a lavorare soprattutto con collezionisti, redigendo cataloghi di collezioni private, nel 22 il catalogo della collezione di Edward Goldman e poi nel 1926 il catalogo della collezione di Clarence Mackay, che pubblica nel 26 in un'edizione lussuosa, e un catalogo dove compaiono alcune sculture importanti, per esempio questa scultura molto famosa all'epoca, che Valentiner attribuisce a Mino da Fiesole,
che poi è stata donata in tempi recenti al Metropolitan Museum ed è sparita immediatamente nei depositi, è classificata oggi con molto sospetto di falso, però in realtà è un pezzo che forse merita ancora, come dire, di una considerazione più attenta e uno sguardo più attento. Chiaramente è un busto non finito, oppure appunto non finito fintamente, però è un pezzo che faceva parte della collezione di Clarence Mackay e che Valentine riteneva opera di Mino da Fiesole. Come Mino da Fiesole era tradizionalmente attribuito questo busto, oggi a Washington, che Valentine scheda però con una, come dire, facendosi prendere da una suggestione di un altro grande conoscitore di pittura, però Federico Mason Perkins, che faceva parte della cerchia di Berenson, e che Valentine scheda nel catalogo della collezione Mackay come Neroccio. E poi anche questo busto che Valentine attribuiva a Desiderio da Settignano. Quindi qui vediamo anche un po' quelle di cui abbiamo parlato un po' ieri, le difficoltà del conoscitore. Insomma, in quest'epoca ancora era difficile dare a volte una collocazione stilistica, o comunque non stilistica, ma un nome, non tanto una collocazione stilistica cronologica, ma un nome a certune di queste opere. Questo busto ha oscillato molto nella bibliografia tra Desiderio da Settignano e Verrocchio più recentemente. Ho messo qui la proposta attributiva recente formulata da Francesco Caglioti. Però già a partire dal 21 cominciano i contatti di Valentiner con il Detroit Institute of Art, un museo che era municipale, di proprietà della municipalità di Detroit, sostenuto però da un gruppo di sostenitori e filantropi ricchi industriali di Detroit, capitanati da naturalmente Henry Ford, il magnate dell'automobile, da suo figlio Edsel. E Valentiner fin dal 21 fa da consulente per gli acquisti e anche per la costruzione del nuovo edificio e la sistemazione delle nuove gallerie nel museo di Detroit, e nel 24 ne diventa il direttore, quindi si trasferisce a Detroit. E appunto, come dicevo, naturalmente il rapporto con i Ford è cruciale, in particolare con Edsel, il giovane Edsel Ford, e la moglie Eleanor. Si stabilisce proprio un'amicizia, un rapporto molto intenso. Valentiner diventa consulente di Ford e di una crescente collezione di opere italiane del Rinascimento soprattutto, ma anche di dipinti dell'espressionismo tedesco, di cui contribuirà a dotare riccamente il museo di Detroit. Compierà anche diversi viaggi in Italia con i Ford, con i coniugi Ford, appunto alla ricerca di buone occasioni di acquisto. E nel 27 il nuovo museo di Detroit viene inaugurato, e anche questo è un museo in cui gli allestimenti, devo andare veloce perché, in cui gli allestimenti sono tutti secondo quel principio appunto della ricreazione di uno spazio evocativo che evocasse le atmosfere originali del gotico del Rinascimento, la cappella gotica, la corte che adesso vedete nella sistemazione attuale molto più come dire fancy, potremmo dire, con un baretto, però era, vedete, la corte è una corte, diciamo, che evoca il mondo medievale. E qui invece in fotografie d'epoca, appunto, la stanza, una delle gallerie del Rinascimento, si riconoscono anche alcune opere che poi vedremo, e poi il cortile, che naturalmente è ispirato a quello del Museo del Bargello di Firenze, con tutti gli stemmi, no, incastrati, e tutte queste cose che venivano in quegli anni acquistati in Italia. Ma appunto sempre questa osmosi tra interesse per l'antico e sguardo a cosa succedeva nel mondo contemporaneo. Nel 31, grande commissione da parte di Valentiner, sostenuto da Ford, al grande muralista messicano Diego Rivera, di questi affreschi che decorano il cortile principale del museo e che celebrano naturalmente le meraviglie della grande industria automobilistica di Detroit. E infatti nell'affresco, su un angolino,
Rivera appunto ritrae anche appunto il giovane Ford, il figlio di Henry Ford, e Valentina, che in qualche modo probabilmente era in qualche modo l'autore anche del programma iconografico di questi affreschi, che suscitano anche, ve lo dico, polemiche e malumori all'interno dell'ambiente un po' conservatore comunque di Detroit. E nel 38, adesso qui avrei un sacco di immagini, però taglierò, comunque nel 38 grande mostra della scultura italiana del Rinascimento. 100 pezzi, l'ossatura della mostra tra il gennaio e il febbraio 38. L'ossatura della mostra era fatta dai capolavori che o comunque dalle opere importanti della scultura italiana del Medioevo e del Rinascimento che Valentiner aveva acquistato a partire dal 21 per il museo, più prestiti provenienti non tanto da musei quanto soprattutto da collezioni private, antiquari, eccetera. Qui ovviamente non posso solo scorrere una importantissima Madonna Lignea di inizio 200, che faceva parte della collezione di Ford, appunto opere medievali, specchio degli interessi di Valentiner per la scuola senese del 300, come questa, che era stata acquistata nel 25 da lui, pubblicata l'anno precedente. Qui vi invito appunto a guardare le didascalie che ho preparato, abbastanza ricche, in modo che non mi debbo soffermare troppo. Un'opera dello stesso di Giovanni Di Agostino di Cleveland, che allora in una collezione privata, sempre pubblicata da lui. L'importante esempio di Giovanni di Balduccio, che era anche questa stata acquistata ad un'asta di una collezione newyorkese, pubblicata già diversi anni prima dell'acquisto da Valentiner. Vedete, a volte sono opere che Valentiner conosceva, che aveva studiato, che aveva pubblicato e che poi, quando diventavano disponibili sul mercato, venivano acquisite. E la piccola Madonna di Tino di Camaino, acquistata a Roma da Contini Bonacossi, pubblicata già prima nel 23. Questo rilievo che oggi è a Washington, che allora era nella collezione di Henry Goldman, che Valentiner stesso aveva schedato nel 1922 e che poi passerà tramite Duveen a Cress e quindi a Washington. La bellissima, meravigliosissima Madonna di Nino Pisano, che aveva fatto acquistare a Edsel, Valentiner aveva fatto acquistare a Edsel Ford nel 26 in Italia, e che lo stesso Ford dona nel 27 al museo, pubblicata sempre da Valentiner. Questa statuetta che Valentiner, oggi attribuita a Bonino da Campione, questa Madonna col Bambino che Valentiner aveva pubblicato nel 25 con un'attribuzione ad Andriolo De Santi, forse chiederemo a Laura Cavazzini come la pensa su queste due attribuzioni. Si corregge, sì, nel 30 la mette come Bonino, però nel 25 l'aveva pubblicata come Andriolo De Santis. La meravigliosa, un'altra opera della collezione di Henry Goldman, Lo Jacopo della Quercia, oggi a Washington, pubblicata sempre da Valentina nel 22. Poi il gruppo delle terracotte, qui potremmo aprire un capitolo ma naturalmente non lo apro, su queste terracotte che, come sapete, oscillano ancora oggi tra un'attribuzione a Lorenzo Ghiberti o al giovanissimo Donatello, vanno, io ho messo Donatello, anche se nel catalogo ufficiale del museo e nella bibliografia americana sono tutte attribuite a Ghiberti. Anche questa proveniva dalla collezione di Ford e erano state acquistate in Italia appunto come la Natività di Donatello, e questa addirittura, vedete, donata nel 76 dalla vedova di Edsel Ford al museo di Detroit, ma già acquistata nel 25 a Firenze. E poi la Madonna Booth, la cosiddetta Madonna Booth, Ralph Booth era quello, diciamo, il capo dell'Art Commission di Detroit, quello che aveva assunto Valentiner praticamente, che lo aveva chiamato alla direzione del museo, e sempre attribuita da Valentiner a Lorenzo Ghiberti. E questo putto, questo angiolino, questo cherubino con conchiglia in bronzo, che allora era presso una galleria privata, e la Brummer Gallery di New York, e che nel 58 viene acquistato dal Metropolitan Museum di New York. Lo stemma della famiglia Boni, anche questo proveniente dalla collezione di Edsel Ford, acquistato presso Elia Volpi a Firenze nel 27,
che era stato pubblicato l'anno precedente da Bode come Donatello, un capolavoro di Donatello, e donato dai Ford nel 1941 al Museo di Detroit. La Madonna cosiddetta di Genova di Luca Della Robbia, acquistata nel 1929, un grande colpo di Valentina, era acquistata dalla collezione berlinese di Edward Simon nel 1929. Questa bellissima altra Madonna di Andrea Della Robbia, che venne donata da questa coppia di collezionisti, Griggs, nel 1945 al Museo di Detroit in occasione del pensionamento di Valentiner, e che allora però nel 1938, quando viene esposta a Detroit, era nella collezione del figlio di Luigi Grassi, Arturo, allora residente ad Indianapolis. Una celebrità, una delle opere più belle esposte nel 1938 alla mostra di Detroit, questo famosissimo rilievo nell'Ottocento, attribuito a Donatello per gran parte dell'Ottocento, poi passato a Desiderio da Settignano, qui alla mostra di Detroit esposto come Desiderio da Settignano, un'attribuzione naturalmente di Bode, che poi è stato per lungo tempo, poi finito a Toledo, è stato per lungo tempo considerato una falsificazione ottocentesca e solo di recente rivalutato pienamente come merita da Francesco Caglioti. Un'altra opera molto bella che invece è al Museo di Detroit, che proviene dalla collezione Ford, lo stemma della famiglia Minerbetti che Valentiner stesso aveva comprato attribuendolo a Benedetto Damaiano, e poi invece nel 1931 Clarence Kennedy lo aveva riportato alla sua giusta attribuzione. Ho quasi finito, Andrea, avevo tante immagini. E è una carrellata, diciamo, delle opere meravigliose esposte alla mostra del 1938. L'Alessandro Magno di Andrea del Verrocchio, anche questo un'opera che ha subito, dopo questa così attribuzione così sicura con cui era in questi anni, molte oscillazioni attributive, e oggi alla National Gallery, e il bronzetto di Pollaiolo, che era stato comprato da Valentiner attribuito da Leo Planischig a Pollaiolo. No, qui vado avanti perché andiamo avanti. Anche naturalmente in una così grande, come dire, in una così massiccia attività di acquisto per il museo, è capitato anche, capitava, di poter incappare in errori, in acquisto di opere false, in acquisto di opere non autentiche. È il caso, per esempio, di questo busto che Valentiner pubblica nel 1938 su Art Quarterly come opera di Francesco Laurana e che oggi è unanimemente riconosciuto come una falsificazione ottocentesca. Oppure, non entrato nel museo di Detroit, ma Valentiner nel 1924 pubblica questa bellissima coppia di rilievi come opera di Lorenzo Vecchietta, cioè dello scultore senese del 1400, e che in realtà era comprato, diciamo, era stato comprato da un collezionista privato americano, dall'antiquario Elia Volpi di Firenze, e in realtà alla fine degli anni 20 poi scoppia questo grande scandalo legato a questo falsario, al Ceo d'Ossena, e c'è anche un articolo sulla stampa americana che fa riferimento a questa, diciamo, pubblicazione di Valentiner di quest'opera come autentica del Rinascimento, e invece appunto era un'opera di Alceo d'Ossena che poi è ritornata, il proprietario restituì all'antiquario Elia Volpi, e che quindi è finita poi nella tomba di Elia Volpi a Città di Castello. Anche negli anni successivi, dopo che lascia Detroit e che si trasferisce a Los Angeles e poi a Raleigh, Valentiner continua ad acquistare sculture per i musei, per le collezioni museali, ed è interessante questo caso perché questo gruppo di putti dell'ambito di Desiderio da Settignano, frammentari che vengono donati al Los Angeles County Museum of Art dal grande collezionista William Randolph Hearst nel 1951, facevano parte, cioè fanno serie, diciamo, con un altro angioletto, con un altro putto, con un altro cherubino che Valentiner aveva comprato nel 1909 per il Metropolitan. Quindi, diciamo, ci sono dei corsi e ricorsi nella carriera.
E naturalmente però non posso non concludere ricordando appunto che la legacy, in qualche modo, l'eredità di Valentiner non è solo legata alle importantissime sculture che ha comprato e studiato in questa osmosi continua, diciamo, tra relazione con i dealers, studio e acquisto, ma anche all'acquisto di dipinti importantissimi per le collezioni, soprattutto di Detroit, con un'attenzione a tutto campo che va dalla pittura degli espressionisti, a cui era molto vicino, e questo quadro viene di Kokoschka, contemporaneo, viene già acquistato nel 21, appena Valentiner diventa consulente per il museo di Detroit. Il Matisse, comprato nel 22, è il primo quadro di Henri Matisse ad entrare in una collezione americana. E nel 25 il San Girolamo dello studio di Van Eyck, nel 26 uno dei dipinti più importanti di paesaggio del 600 olandese, il famoso cimitero ebraico di Jacob van Rijsdael. Nel 27 naturalmente riesce anche ad acquistare per Detroit un dipinto del pittore a cui aveva dedicato tanti studi, un quadro sacro di Rembrandt del 1640, e un grandissimo colpo nel 30, questo dipinto di Bruegel, che è forse il Bruegel più importante che ancora è conservato in un museo americano, e nel 35 dalla collezione di Edsel Forma, un acquisto che aveva segnalato Valentiner, la Giuditta di Tiziano. Se Andrea me lo permette, voglio concludere con una citazione da un altro grande storico dell'arte emigrato negli Stati Uniti, ma emigrato molto dopo Valentiner, emigrato nel 33, Ervin Panofsky, che nel suo bellissimo saggio Tre decenni di storia dell'arte negli Stati Uniti, impressioni di un europeo trapiantato, scrive: qui la storia dell'arte aveva ripercorso la storia dell'arte aveva ripercorso in qualche decennio lo sviluppo dal Bellori e dal Baldinucci a Riegel e al Goldschmidt, allo stesso modo che l'attività di collezionista di J.P. Morgan, iniziata con piccoli oggetti di enorme valore quanto a materiale o ore di lavoro, per finire con disegni di antichi maestri, aveva ripercorso in modo rapidissimo tutto il lungo sviluppo che dal Duca di Berry aveva portato a Mariette e Crozat. Da hobby privato, qual era stato in origine di uomini d'affari e di lettere, la storia dell'arte assurse a disciplina autonoma, a cominciare dagli inizi del nostro secolo, e dopo la Prima Guerra Mondiale cominciò a sfidare la supremazia non solo dei paesi di lingua tedesca, ma dell'intera Europa. E sicuramente poi Panofsky fa una serie di nomi, in cui non c'è naturalmente quello di Valentiner, ma possiamo dire che senza dubbio questa figura di storico dell'arte, che aveva preceduto Panofsky oltreoceano oltre 25 anni prima, aveva contribuito in maniera molto significativa non solo allo sviluppo di una scholarship storico-artistica dotata di sofisticati strumenti metodologici, ma aveva soprattutto importato nel nuovo continente, come vi ho detto, la moderna figura professionale del curatore e direttore di museo, e soprattutto offerto un contributo straordinario alla nascita e alla crescita delle collezioni di quegli istituti museali nei quali si era trovato ad operare, con un talento, un gusto e talora una preveggenza che lasciano a tutt'oggi ammirati. Per rimanere solo a Detroit, abbiamo scorso appunto le poche immagini di questi straordinari dipinti che Valentiner in 20 anni, più di 20 anni, in 25 anni di carriera a Detroit assicura al museo americano, tanto da farne oggi una delle più importanti collezioni, non solo per la scultura italiana del Rinascimento, ma anche per la pittura tedesca del Novecento. Grazie, scusate la linea. Thank you.